La domanda è indiscreta, però è fondamentale parlarne. Che cosa è successo la sera, insomma, del 15 marzo 1991? Beh, proprio indiscreta alla fine non è questa domanda, perché è un dato di fatto che tutti devono conoscere rispetto alla storia di Santa Scorese, di mia sorella, la mia unica sorella più piccola, ma che è l'emblema di quello che poi succede quotidianamente, dobbiamo dirlo, insomma, a tantissime altre donne. Quella sera Santa era tornata, stava tornando dalla catechesi in parrocchia, perché Santa era una ragazza che stava facendo anche una scelta vocazionale, era una ragazza piena di vita, con dei sogni da realizzare, soprattutto quello di donarsi completamente, e donarsi completamente ad un ideale importante come poteva essere proprio la scelta di Dio. E quindi tornava dalla catechesi, gli amici gli avevano chiesto se volesse essere accompagnata, come tutti i giorni facevano, in quanto appunto vittima di una persecuzione quotidiana da 3 anni e dunque non libera di girare da sola. E questa è una delle cose più terribili che ogni donna che subisce questa azione violenta da parte di un uomo sa di dover assolutamente vivere. Quindi rispose agli amici che non c'era bisogno che l'accompagnassero, perché aveva l'automobile proprio davanti sul sagrato della chiesa. E che il peggio che potesse capitarle, voleva esorcizzare la sua paura in questa maniera, era che potesse trovare appunto il suo persecutore, e ne parlo in questi termini perché a quell'epoca non era stato ancora coniato il termine stalker e né stalking, e che quindi quello proprio poteva essere l'unico pericolo, diciamo, il più grande che poteva correre. Lo diceva appunto per ricacciare la paura, ma in realtà la persona interessata era davvero nel cortile di casa. Santa probabilmente avrà anche tentato di suonare al citofono, i miei l'aspettavano per cena, sempre preoccupati come al solito, però quando papà ha risposto al citofono chiedendo chi fosse, non ha sentito dall'altra parte nessuno, quindi si è affacciato velocemente al balcone e ha assistito alla scena del femminicidio di sua figlia. Lui, che è stato un servitore dello Stato, un poliziotto in servizio prima in questura e poi proprio al tribunale di Bari, dove tutti sapevano di questa storia, perché papà si rivolgeva a chi pensava potesse dare una mano, nonostante il tempo buio in cui non c'era uno straccio di legge, insomma, che potesse in qualche modo tutelare le donne in quella condizione. E quindi assiste alla morte, o almeno proprio all'accanimento da parte di colui che diventerà appunto l'assassino di Santa, dal balcone di casa. Santa verrà soccorsa appunto dalla famiglia e portata di corsa al policlinico, dove quella notte opereranno in maniera proprio veramente professionale, cercando di salvarle la vita a più riprese. Ma non ci sarà niente da fare, e mentre lei passa dal pronto soccorso, dove darà personalmente indicazioni su quello che aveva addosso ai medici, mentre passa dal pronto soccorso alla rianimazione, incontra il mio sguardo, io le chiedo di riaffidarci, lo devo dire, all'Immacolata, a cui eravamo assolutamente proprio affidate. E lei mi fa un cenno con lo sguardo per annuire, e in quel momento passa davanti ai nostri occhi tutta la nostra vita e l'unità fra noi. Santa, la notte alle 3, quindi nella notte del 16 marzo, dopo quella serata terribile del 15, le idi di marzo, come dico io, no? Il tradimento anche da parte dello Stato, non ce la farà. E anche dopo aver chiesto e aver perdonato, su testimonianza di chi era poi con lei anche in sala operatoria, il suo assassino. Questo non giustifica chiaramente l'azione di colui che le ha tolto i sogni, tolta la vita e le ha usato così tanta violenza, però la dice lunga su che cosa Santa aveva in mente per se stessa e in rapporto con tutto quello che era il bello che voleva vivere.
All'indomani della tragedia, come avete reagito voi e la famiglia? Come è cambiata la vostra vita? Allora, ovviamente, ed è facilmente immaginabile, eravamo molto arrabbiati, oltre che chiaramente devastati da questa tragedia, che era una tragedia annunciata peraltro. Eravamo proprio, come posso dire, cioè proprio davvero arrabbiati perché c'era stata la sottovalutazione del rischio che Santa correva, sottovalutazione che ancora oggi in diversi casi si ha sotto gli occhi quando le donne dicono e possono provare, come nel caso di Santa, che la vita è stravolta dalla presenza di queste persone. Quindi ci è voluto tanto tempo, no? Perché mandassimo giù, in realtà non l'abbiamo poi mai veramente mandata giù questa cosa, e perché prendessimo consapevolezza che a quel punto, di fronte alla tragedia che poi abbiamo condiviso facendoci tutt'uno, in questi casi insomma le famiglie si disgregano oppure appunto trovano un motivo di resilienza, abbiamo pensato che fosse il caso di mettere davvero in luce la vita di Santa ed anche la tragedia in sé, proprio perché potesse aiutare a che non succeda mai più ad altre persone. Sono passati oltre 30 anni da questi fatti. Cosa è cambiato oggi rispetto ai primi anni 90? Allora, diciamo appunto che Santa in realtà è stata una sorta di profetessa, no? È un'antesignana di quello che poi è il delitto, il reato dello stalking e del femminicidio. Tante cose sono cambiate, forse anche in virtù di quello che è successo a Santa e alle prime donne, anche se questo è un fenomeno vecchio come il mondo, insomma, ma a quelle che hanno fatto la voce grossa, pur non essendo poi veramente ascoltate, tanti passi avanti, siamo arrivati insomma ad avere la legge sul femminicidio, fino insomma a pochissimo tempo fa al codice rosso. Abbiamo quindi delle possibilità reali che le cose possano funzionare. In realtà si potrebbe sicuramente migliorare. Quello che mi preme dire, anche da socia di un centro antiviolenza che è Giraffa Onlus, con cui appunto facciamo in modo che si possa alleviare in qualche modo la sofferenza di tante di noi che subiscono violenza agita dagli uomini, proprio il compito dei centri antiviolenza. I centri antiviolenza sono fondamentali e devo dire che non so se sia una cosa positiva o no, che noi in Puglia ne abbiamo tanti. È un fatto positivo perché appunto abbiamo dei riferimenti dappertutto per chi vuole davvero poter venire fuori o essere aiutata, appunto compresa, non giudicata per quello che sta subendo. Ed è anche diciamo, un dato, se vogliamo, negativo, perché se ci sono tanti centri antiviolenza vuol dire che probabilmente tante donne ne hanno bisogno. E io non vedo l'ora che possano diminuire il più possibile, perché questo vorrebbe dire che il fenomeno della persecuzione, dello stalking e del femminicidio e di questa violenza anche subdola, perché non è solo quella fisica che arriva alla morte, sarà davvero soltanto un brutto ricordo e potremo scriverla solo sui libri di storia. Gli strumenti quindi oggi non mancano, ma il consiglio che possiamo dare alle donne vittime di stalking è magari anche il messaggio ai giovani. Alle donne sempre appunto di rivolgersi, di non sottovalutare mai, sembra banale, ma di non sottovalutare mai quelli che sono i primi segnali che ormai, come diciamo proprio un'Ave Maria, noi snoccioliamo continuamente e quindi sono molto spesso riconoscibili. Altre volte in effetti sono abbastanza subdoli, ma che appunto non si deve comunque avere paura di portare a conoscenza le persone delle istituzioni, le operatrici dei centri antiviolenza, cioè fidarsi di chi nella nostra, diciamo, nella nostra attualità, nel nostro tempo, si mette a disposizione. C'è sempre, è possibile trovare una soluzione,
anche se dobbiamo dire vanno ancora formate tante professionalità e aggiornate, per esempio quelle della magistratura, no? Perché appunto siano davvero a fianco delle donne, che nulla venga sottovalutato e per questo le donne possono avere fiducia. Nella competenza delle donne, delle stesse donne, oltre che degli uomini, perché poi diciamo, insomma, non tutti gli uomini sono persone malvagie, che davvero hanno delle competenze e stanno accanto, camminano accanto alle donne. Quindi denunciare, farsi seguire, non vergognarsi mai, perché quello che succede non è mai colpa delle donne, nella maniera più assoluta. E poi dicevi Messaggio. messaggio ai giovani è appunto quello di lavorare perché lavorare, credere che stare fianco a fianco davvero porterà un cambio nell'umanità. Educare, l'azione dell'educare e l'azione appunto della percezione di chi trasmette determinati valori può portare davvero a una visione che non sia più quella dell'educazione patriarcale, proprio perché siamo capaci di riconoscere il valore dei generi, no? E quindi camminare nel rispetto assoluto gli uni accanto alle altre. Tornando a Santa e chiudendo, che cosa conserverà per sempre di lei? Praticamente tutto, e mi sembra anche ovvio e banale, ma essenzialmente la sua perseveranza nel fare qualsiasi cosa, la sua fede, il credere che appunto c'è sempre un risvolto che può essere paradossalmente positivo in quello che succede, e tanto da pensare costantemente a una frase che lei ha scritto sul diario, e i diari sono stati pubblicati, sono un carteggio d'amore che poi ha dato inizio anche al processo di beatificazione per presunto martirio in odio della fede, che non è stonato rispetto al femminicidio, ci tengo a dirlo, ed è la sua frase, vorrei che fiorissero le mie zolle, e le sue zolle sono tutto quello che ciascuno di noi impara incontrandola. Un ringraziamento a Rosa Maria Scorise. Grazie. Grazie.